spara la vendetta. Sì. Ma perché in realtà ce l'ha, è solo sì. Naturalmente ce l'ha. Brava! Vai. Ce l'hai il cibo? Sì. Parlaci un attimo. Brava! Brava Zoe. Perché non c'è la mano il classico cane che trotterella in condotta? Sì, che steppa un po'. A Zoe. La bambola! Ti lavorerà con me? Sì, dici? Di vado? Anzi, forse secondo me Zoe è pure meglio senza guinzaglio. Sicuramente. Sicuramente. Però allora c'è chi. Bene. Dara, premio, bella. No, no, lascia stare. Se tu lo fai io, veneno. Non ti preoccupare. Ci sono istruttori che iniziano lavorando senza guinzaglio e poi non si riescono, tipo Paola lavora così. Io invece lavoro subito il guinzaglio. Ah, tu fai subito il guinzaglio. Che è la soluzione migliore se non c'hai in campo su cui fai gli allenamenti, per esempio. Tanto per dirne una. Non c'è dubbio. Però perché, scusa, lavori subito al guinzaglio? Come? Perché lavori subito al guinzaglio? Ma non per il cane, per il proprietario. Perché la difficoltà è del proprietario. E dici che è più semplice. No, grazie. Zoe! C'è un sacco di movimento. Zoe! Fa fatica con me. Sì. Oddio! Allora, con lei, per esempio, Alessandra potrebbe cominciare a fare qualcosina di diverso, perché ce l'hai lì. Che qualcosina di diverso vuol dire non avere il cibo proprio spiaccicato in mano, sul muso suo, uh-huh. Ma hai cibo, ma cosa fai? La mano la appoggi alla gamba mia, in modo tale che lei spinga col muso per aprirti la mano e prendere cercare. Il cibo, quindi si infila, ma te devi opporre resistenza, devo richiuderla, devi tenerla con un po' di forza lì. Fai 3-4 posti, dopodiché brava, la giri, la apri e gli dai il cibo. Però ti serve questa cosa con Mi serve perché comincio a togliergli il cibo da davanti al naso, okay. e cominciare a dirgli ok, mi devi stare vicino alla gamba. Ah, per evitare la mia mano è importante. Però lei ce l'ha comunque. Lei ce l'ha per quello, però se già va bene così. Ma secondo me fa freddo dentro? Accendiamola un quarto d'ora. Ma lì già state scaldando? Ok. E noi 10 minuti arriviamo. Allora, ok, appoggia la mano sulla gamba, vai, guarda avanti. Brava e premio, bella. Nome? Zoe. Vai. Brava. Le sue unghie non aiutano. No. Brava, premio. Okay. Perché lei comunque, Zoe, già ci sta molto su di lei, cioè è uno di quei cani che sta brava, sempre Zoe. A guardare. Ok, carina. Bravo. Lei è una che, cioè, secondo me ce la porti velocemente in gara. L'unica cosa è che magari perché non... ci ho fatto caso e qualcuno...